caro amico. C'è l'anno che verrà, che sarebbe la canzone di Dalla. E poi c'è il quindicennio che verratti, che sarebbe il futuro del nostro calcio. E come sull'anno che verrà ormai non ci sono più dubbi, rimane in Serie A il Pescara, in comproprietà con la Juventus, idem si può dire del quindicennio che verratti. Questa sarà la faccia da copertina del calcio italiano, fino al 2025 almeno. Grazie al cielo, tra l'altro, la faccia da copertina non è più questa, quando Marco teneva in testa un gatto soriano, appena quindicenne, l'anno del debutto tra i professionisti, con Galderisi in Lega Pro. A 19 esplode con Zeman nell'anno magico del Pescara, il boemo, come Mazzone con Pirlo ai tempi del Brescia, lo toglie dalla tre quarti di campo, lo abbassa di una ventina di metri come già aveva iniziato a fare Di Francesco l'anno prima, e lo mette regista davanti alla difesa, da dove è capace di inventare qualsiasi cosa. Qualche esempio? Tra i tantissimi. L'assist per Insigne contro il Torino. Taglio centrale, Insigne, scarta Penussi, Insigne! Quello per Immobile contro il Brescia. Verratti, palla dentro, ancora per Immobile! Mamma mia, che gol del Pescara! O se preferite, quello per Caprari contro la Samp. Verratti, grande azione, Verratti ancora, apre per Caprari, dentro l'aria, Caprari con il destro, Caprari! 1-0 Pescara! Caprari! Arrivato nel giorno della promozione, quando Marco si avvicinò a Sebastiani e gli disse: «Presidente, sono di Manoppello, a pochi chilometri da Pescara. Sono cresciuto nel settore giovanile con Cetteo Di Mascio e da allora sogno di giocare con questa squadra in Serie A. Mi tenga qua, la scongiuro». Roba d'altri tempi, alla Gigi Riva. Ti chiama la Juve, diventi l'erede di Pirlo, ti danno la 10 di Del Piero, ma tu vuoi giocare con il Pescara, perché questo sognavi da bambino, fin da quel 1992, quando con Galeone in panchina gli abruzzesi giocarono il loro ultimo campionato. Quasi 20 anni dopo Marco si è tagliato i capelli, non si infortuna più come 3 anni fa, è titolare nell'Under 21 ed è già stato chiamato dalla nazionale maggiore. Può e deve crescere ancora, è chiaro, segna e tira troppo poco, quasi mai, e perde la testa troppo spesso. L'ultima espulsione è arrivata in Under 21, dopo le 2, in campionato quest'anno. Ma corretto anche questo aspetto, diventerà un grandissimo, nell'anno e nel quindicennio che verrà.